questa è una prima delle tante date che la nostra città riceve, e cosa migliore non era ripartire con il nostro progetto discografico Sulle Mari, proprio esattamente da Reggio Calabria, proprio esattamente da questa bella piazza che è appunto quella di Sant'Antonio. Il brano di Sulle Mari, ma soprattutto il progetto discografico Sulle Mari, che è stato tanto voluto negli anni e che noi abbiamo completato quest'anno appunto su YouTube, con questo grandissimo progetto fatto anche, sposato anche dal nostro media partner che è City Now, perché abbiamo realizzato questo grande video che ai primi 15 giorni già ci vede proiettati veramente in una grande condivisione con tutti i nostri fans e con tutto il nostro popolo, con il popolo calabria, e che noi invitiamo a tutti quanti, parecchi di quelli che ancora non hanno visto, a farlo, a condividerlo questo grande video, perché daranno sicuramente forza al nostro progetto e daranno visibilità a quelli che veramente sono i nostri canoni, i canoni veramente quelli che contano, della ricerca popolare, della ricerca e della cultura che base il nostro popolo a livello nazionale. Su Domenico Modugno noi abbiamo puntato parecchio questa grande cover di questo grande brano che lui ha scritto nel 1963, pubblicato nel 64 dalla Curci Editori, appunto il titolo Reggio Calabria, che noi abbiamo voluto rifare veramente con grande spontaneità, perché rappresenta un attimo quello che è praticamente il brano della nostra città, dedicato alla nostra città, ma per noi è un punto di riferimento, è un punto di partenza per avere quel riscatto sociale che forse la nostra città è stata privata negli anni e che noi che vogliamo che parta appunto con i Calabria, con questo contributo di Calabria, che possa avere questo riscatto sociale e possa avere veramente un ritorno a quelle tradizioni più importanti che il nostro gruppo canta in tutte le piazze e nei suoi concerti. Dal primo album Vinni Mi Canto, che è stato uno dei nostri primi lavori, è cambiato un po' il tiro più che altro discografico e anche non tanto manageriale quanto appunto dell'impostazione artistica. Questo è un gruppo che fonde, diciamo, nella sua caratteristica artistica la tradizione popolare con gli strumenti antichissimi, la zampogna, la pipita, gli organetti, con la batteria, con le percussioni, con le chitarre, perché realmente, come ho detto prima, noi pensiamo che il veicolo fondamentale per portare avanti il trasporto della nostra cultura sono appunto la fusione e la contaminazione dei suoni. Io invito tutti quanti a seguirci sulle strade della musica, non dimenticando che Per Sempre Calabria è un progetto che ci porterà lontano. Ciao a tutti e grazie, buona musica!